Ciao a tutti amici di xymatter.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad effettuare l'unboxing del Probo X2 EX, un media player dalle avanzate funzionalità hardware e software. Il media player è caratterizzato da un processore Cortex Quad Core ed una grafica integrata Mali 450, che bene o male la troviamo anche spessissimo sui smartphone. Inoltre il Probo X2 EX è caratterizzato da la possibilità di riprodurre già dei video in 4K fino a 30 fps per secondo, oltre alla risoluzione in Full HD. Inoltre è dotato di un sistema Android e abbiamo anche l'interfaccia grafica multimediale XBMC per la riproduzione di video e di musica. Nel retro della confezione, ovviamente, troviamo le caratteristiche hardware nel dettaglio. Procediamo dunque ad aprire la confezione. Come possiamo vedere, troviamo il media player ospitato in una bustina sacchetto di plastica e al di sotto troviamo il relativo bundle che adesso andremo a vedere nel dettaglio. La confezione quindi ospita il telecomando per gestire tutte le funzionalità del media player, un'antenna snodabile. E avremo anche la possibilità di sostituirla con un'antenna più performante se questa qui in dotazione non ci dovesse soddisfare. Un cavo adattatore da VRCA, il classico alimentatore da 5 volt, un cavetto USB ad mini USB che servirà per sfruttare la porta OTG presente sul media player ed un cavo HDMI con standard 1.4B, ovvero l'ultimo. E infine abbiamo un manuale utente. Detto questo, passiamo al media player. Quindi, come possiamo vedere, ha una forma cubica, le dimensioni sono davvero ridotte, come anche il peso. Nella parte frontale ovviamente troviamo il modello del prodotto, il tasto di accensione e spegnimento. Ai lati invece troviamo porto USB, la porta OTG, un ingresso per le transflash card, ingresso per l'alimentazione, ingresso AV per il convertitore RCA nel caso in cui dovessimo collegare il media player a un televisore non di recente produzione. Ingresso Gigabit Ethernet, l'ingresso HDMI e una porta audio digitale. Nella parte inferiore troviamo altri riferimenti, alcuni fori per la ventilazione del prodotto e troviamo il connettore dove avvitare l'antenna. Per questo è tutto, per la recensione scritta vi rimandiamo al sito www.ximardware.com. Un saluto allo staff.